Un saluto da Gerardo Paterno e bentrovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi con me c'è un personaggio importante, una vera icona dei servizi immobiliari che è Roberto Barbato, presidente di Frim e anche MLS Repat, aggiungiamolo per completezza. Ciao Roberto e bentrovato. Grazie. Benissimo, allora Roberto, come dico sempre, tu sei stato veramente un precursore in tanti ambiti, ti sei sempre speso per gli agenti immobiliari attraverso il franchising, attraverso la collaborazione strutturata, attraverso tanti servizi, tecnologia, trading, insomma, hai costruito veramente un ecosistema che fa tanto bene ai servizi immobiliari. E in questi mesi il digitale, insomma, ci ha insegnato e ci sta insegnando tante cose. Per la tua esperienza, cosa resterà in eredità agli agenti immobiliari sul piano digitale questi 2 mesi, insomma, di reclusione forzata? Sì, resterà molto, resterà molto. Io vado dicendo che abbiamo fatto almeno un salto di 5 anni avanti in termini digitali, ma penso non solo per gli agenti immobiliari, ma penso per tutti, anche per le famiglie. Dovunque vediamo lo studio, gli esami, i ragazzi, le lezioni, la scuola, i nonni che parlano con i propri nipoti, con i figli, si ordinano la spesa. Cioè, ormai c'è questa connessione, ordiniamo. Cioè, è un'attività che è una scoperta importante che ci servirà moltissimo per il lavoro, per la connessione e per rendere questo paese, portarla alla posizione che merita, perché è un paese capace e competitivo. Certo, in questi mesi comunque so che gli agenti anche del tuo gruppo hanno continuato ad essere produttivi, prendendo incarichi, facendo videoconferenze con i clienti. Ci sono delle esperienze, insomma, che ti sono arrivate? Sì, moltissime, perché i nostri affiliati, aderenti, sono abituati alla collaborazione, sono abituati all'MLS e in questi momenti difficili, così come accadute anche in crisi passate, vedi quelle del 2008-2013, che anche quella è stata una crisi lunghissima, finanziaria, ma lunghissima. Quindi l'attività tra agente immobiliare amplifica, è un amplificatore perché un agente si trova ad avere un immobile e l'altro collega ha il contatto con il cliente che cerca quell'immobile o viceversa. Quindi si allarga la propria rete di possibilità. Noi diciamo sempre che la collaborazione è importantissima, non tanto nella tua zona dove l'agenzia è presente. Spessissimo si valuta la collaborazione paragonandola alla propria zona, ma la propria zona c'è la propria agenzia, quindi voglio dire, si può anche fare a meno della collaborazione. Ma la collaborazione allarga la possibilità per qualsiasi agente immobiliare, allarga il mercato, la possibilità di fare più business. E quindi questo aiuta moltissimo, ha sempre Certo. aiutato. Non per niente l'MLS, che è la piattaforma, l'emblema della collaborazione, è nato dopo la grande crisi del 29. Sto parlando del 29 negli Stati Uniti, che erano proprio sdrenato tutti, ed è stata una grandissima. Un grandissimo metodo di ripartenza Sì. e che ha sempre reso oggi nel mondo il realtor è la categoria degli agenti immobiliari americani, è veramente la categoria più forte, più tutelata, così come deve essere. Certo, all'agente immobiliare che ci segue dico, devi sapere che nell'ufficio di Roberto Barbato, c'è una edizione storica dell'MLS in formato cartaceo che è un volume spesso così e che lui custodisce gelosamente sotto una teca di vetro. È vero Roberto? Confermo, confermo, mi capitò questa coppia americana, ne abbiamo visitato molto gli Stati Uniti per capire questo meccanismo, questa filosofia. Mi è capitato questa coppia americana e quando l'operatore mi ha spiegato che è come erano le nostre pagine gialle. Loro mandavano le loro schede degli immobili a questa società che li assemblava e gli rimandava questo elenco. E quando arrivavano i clienti si spogliavano per vedere quali erano gli immobili che si potevano offrire. Quindi Pazzesco. sì, la teniamo proprio. Ma a me personalmente è sempre piaciuto l'MLS perché è sinonimo di una categoria più forte, è sinonimo di un agente immobiliare che
è più presente nel settore. Io pochi giorni fa, scrivendo una nota agli agenti che il 4 andiamo a riprendere, ho detto: ragazzi, aprendo le agenzie immobiliari, gli agenti immobiliari riaprono il mercato immobiliare, perché sono gli operatori principi del settore. Certo, no, è vero, è vero. Parlando di attività di riavvio, volevo fare così un piccolo inciso con te, un po' sul trading immobiliare che stai portando avanti da anni e che è una colonna importante del servizio che crea sinergie con la tua rete affiliata. Intanto so che avete fatto delle attività anche durante il lockdown, cioè vendite nello specifico, ma anche presentazione di progetti ai vostri agenti. Com'è andata? Sono fatte anche degli open house. Ripeto, avendo una rete che è abituata alla connessione, alla collaborazione, e quindi è continuata, diciamo che al 40% dell'attività è riuscita a continuare, contatti con i clienti, contatti con gli operatori. Noi l'8 aprile abbiamo chiuso l'ultimo cantiere, abbiamo preso un cantiere nuovo. Noi facciamo lo sviluppo immobiliare quando abbiamo deciso 5-6 anni fa di entrare anche in questo settore, perché abbiamo detto: ma perché non dare anche prodotto all'agenzia immobiliare? Cioè, ormai tu mi parli di primate, di innovazione, ma io penso che tutti gli imprenditori oggi è come andare in bicicletta. In bicicletta non puoi guardare indietro, perché se guardi indietro cade. Siamo obbligati a guardare avanti. Io lo trovo quasi affascinante questo mercato di continui cambiamenti. Cambia, si evolve e ci porta a stare attenti per capire quelle che sono le nuove innovazioni, le nuove metodologie, anche i nuovi costumi di lavoro. Quindi lo stesso trading, che al momento abbiamo realizzato circa 300 appartamenti in diversi edifici, in diverse città, è prodotto, perché noi lo inseriamo in piattaforma, abbiamo trovato una metodologia, siamo riusciti anche lì a sdoganare un vecchio concetto: il cantiere senza ufficio vendita. Ma come, il cantiere senza ufficio vendita? Sì, perché noi sappiamo benissimo, perché noi viviamo, io personalmente vivo da 40 anni con gli agenti immobiliari, un cantiere quando viene messo in piattaforma e tutti lo possono trattare, non è che un agente immobiliare può arrivare, perché gestire un MLS significa che arrivano brand di agenti immobiliari, diversi brand, diverse attività, non è che può arrivare sul mercato, sul cantiere, e trovare l'ufficio vendite, trovare un marchio, trovare dei telefoni. Spaventerebbe l'agente immobiliare, dice: ma il mio cliente appena lo saluto, la prima cosa che farà andrà a vedere nell'ufficio vendite se quello che gli sto dicendo come va, come non va. Quindi il cantiere senza ufficio vendita, e ogni agente dalla piattaforma tranquillamente prende, cattura i propri clienti, li porta sul cantiere, fa visitare l'immobile e si fanno le vendite. Quindi spessissimo, diciamocela tutta, tu sei attento sul mercato, spessissimo il vero nemico siamo noi con le nostre abitudini. Sì, ho sempre fatto così, si è sempre fatto così, ma non è possibile. Poco tempo fa feci una slide in un evento dove rappresentavo come erano i mercati. I mercati erano come un mercato con le onde, e l'imprenditore, l'agente immobiliare, l'imprenditore, era un surfista. Un surfista che doveva riuscire a stare su questa tavola, che è una cosa difficilissima, sulle onde. E alla fine, quando diventava bravo, si divertiva pure. Ecco, così mi immagino oggi i mercati. Sono così. Siamo connessi, si evolvono, sono veloci. Noi pensiamo che il concorrente è l'altra agenzia o l'altra. Ormai il vero concorrente è il dottor Google. Se il dottor Google ne sa più di noi, è finita, perché il cliente automaticamente ne sa più di noi. Preme un tasto e ne sa più di noi. È vero. Dobbiamo stare al passo, tenerci aggiornati. Certo. E noi come franchisor, dobbiamo continuamente, cioè qui è tornata fortemente la sezione innovazione e ricerca. Dobbiamo continuamente ricercare, analizzare, verificare, mentre le agenzie, i nostri clienti, stanno a fare il loro lavoro, la zona, il compromesso, l'incarico, il notaio, il commercialista, l'APE e via discorrendo, noi dobbiamo cercare continuamente di capire quelli che sono i nuovi servizi, i nuovi strumenti, il mercato dove sta andando, e sollecitare gli operatori ad andare in questa direzione. Detto così può sembrare anche semplice, ma molte volte si tratta di essere coerente con quello che si fa, con la propria professione, con la propria attività.
condivido al 100%. Restiamo un attimo sul trading, perché? Perché so che lo scorso anno avete lanciato un prestito obbligazionario, praticamente, per insomma raccogliere un po' di finanza per fare le operazioni, un prestito mi sembra di 1 milione di euro, ma siete pronti adesso a ripartire con addirittura un'iniziativa di raccolta pari a 6 milioni di euro, corretto? Per l'anno che arriva, sì, perché l'anno scorso abbiamo provato, sempre alla ricerca di queste strade nuove, un'attività di crowdfunding che letteralmente nel nostro paese è ancora in partenza, e abbiamo visto che con la nostra società potevamo, con la patrimonializzazione, con la società che abbiamo l'autorizzazione per poter mettere anche obbligazioni, e quindi far partecipare la nostra rete, i clienti, colleghi, far partecipare a queste operazioni immobiliari di sviluppo che si fanno. Facciamo un signor bond, perché è triennale con quota minima di 10.000 euro con il 7% all'anno, quindi partecipano attivamente all'attività. Quindi anche questi aspetti qui, cioè in maniera così, non me ne vogliono le banche, preferiamo, diciamo, gli interessi bancari che noi abbiamo nel business plan, preferiamo che ne beneficiano la nostra rete, i nostri affiliati, i nostri clienti, ecco, come attività. Quindi alla fine è tutta un'attività che ha un circolo all'interno, certo. Come operatività. Chi può partecipare? Possono partecipare tutti, è un quota minimo di 10.000 euro. Okay. Volevo dire, lo sviluppo immobiliare ci abbiamo pensato molto, non è che uno si mette a fa cantieri, voglio dire, abbiamo iniziato, abbiamo fatto ricerche, però abbiamo visto che era importante perché è il nostro mestiere, anche come percezione del cliente. Frim, le case le sa anche costruire, quindi l'operatore, sanno di che cosa parlano come attività. Questo è significato anche, continue attività formative che tu ben sai che noi facciamo, significato anche formare l'agente immobiliare verso la cantieristica. Hanno imparato a segnalarci tante operazioni, perché poi le operazioni che facciamo ci sono segnalate dai nostri operatori, facciamo riunioni, perché non è l'appartamento, non è l'appartamento residenziale che loro trovano, prendono l'incarico e sanno fare benissimo. Trattare un terreno, trattare un edificio che poi va demolito, quindi facciamo aggiornamenti, riunioni, che loro imparano a capire questi nuovi parametri, questi business plan, questi nuovi numeri, e quindi diventa anche un'evoluzione della professione, soprattutto per quei agenti che hanno già un po' di anni di lavoro e quindi hanno anche questo piacere di evolvere la propria attività in prodotti e servizi di una dimensione più importante. Certo. Allora, restiamo sempre nei servizi, nelle opportunità per gli agenti. So che Frim supporta gli operatori attraverso due servizi online che sono di grande interesse, che sono il ValuCasa e Lascia una richiesta, che sono due modi per parlare ai clienti che vendono e che comprano casa. Di questo cosa ci racconti? Beh, sono due strumenti importantissimi, lo vediamo anche sul mercato. Noi abbiamo cominciato con il ValuCasa 5 anni fa, ma oggi possiamo dire che anche i portali immobiliari, l'attività, oggi ognuno con la propria metodologia, con la propria attività, voglio dire, fanno un'attività di valutazione. È un servizio importante, noi l'abbiamo reso anche più sofisticato, perché il nostro agente può mandare il link ai clienti, lo può mandare attraverso i social, lo può mandare via email, e riceve direttamente il cliente, riceve il servizio di vedere, fammi vedere la mia casa, quanto vale adesso, quanto lo posso vendere ed altro. Nello stesso tempo l'agente riceve notizia di questa attività, di questa valutazione, quindi creandosi un contatto tra l'agente e il cliente che vuole vendere come attività. Lo stesso Lascia una richiesta, cioè noi ma non sono solo questi i servizi, diciamo, facendo un passo indietro, abbiamo deciso già nel 2019 di allargare la piattaforma, l'MLS, non solo più tra agenzie, ma cominciare a coinvolgere anche lo stesso cliente, quindi a portarlo in un B2C, in maniera tale che il cliente arrivi alla piattaforma perché vuole lasciare una richiesta, e quindi questa richiesta automaticamente il sistema tratta il cliente come se fosse un operatore. Quindi quella richiesta del cliente viene matchata con gli operatori, con gli immobili che vanno bene per quella richiesta. Prossimamente penso
pochi giorni o qualche mese, inseriamo anche la possibilità di inserire un annuncio da parte del cliente, di un collega, di un operatore, quindi allargarsi in termini di attività. Sì, sì, insomma, diciamo che l'agente immobiliare non ha più scuse per non fare attività, insomma, gli strumenti sono tanti, per cui insomma l'avvicinamento fra agente immobiliare e cliente e la nuova casa è sempre più correlato, è sempre più denso di novità. C'è una novità però importante che riguarda la presentazione dell'app Frim, è un'app che si propone di lavorare proprio sulla generazione di contatti, è un'app che consentirà addirittura di fissare subito lato cliente un appuntamento per visionare un immobile, ma non solo, c'è la possibilità addirittura di assegnare un rating all'immobile e in futuro anche all'operato dell'agente immobiliare. All'operato dell'agente immobiliare. E addirittura nell'appuntamento, quando il cliente decide di fissare l'appuntamento, può scegliere di fare un appuntamento fisico o un appuntamento video. Quindi vedrà l'immobile non un video, ma vedrà l'immobile in diretto con il commento, con l'assistenza dell'agente immobiliare. Certo. Io lo voglio... visita accompagnata praticamente, una visita assistita, digitale, come attività. Questa app si propone, diciamo, è un'app che è rivolta a quel target di clienti che vogliono direttamente arrivare all'appuntamento senza telefonata, senza altro, così come siamo abituati con il nostro telefonino in diretta, vedo un immobile, un affitto, una vendita, mi vedo tutte le informazioni e dico sì, ma adesso mi fisso anche l'appuntamento. Voglio dire, non è che devo sentire l'agenzia, poi devo sentire mia moglie, devo sentire mio figlio, voglio dire, mi fisso l'appuntamento e poi ricevo la conferma. Quindi l'agente immobiliare potrà decidere di aderire alla piattaforma, noi spenderemo l'inserzione. Allora, qual è la novità? Questo ti piacerà, Gerardo, fondamentalmente. La novità è che l'agente immobiliare può inserire l'inserzione su questa piattaforma e pagherà solo se il cliente fissa appuntamento. Ah, okay. Questa è la novità in termini operativi. C'è un grande vantaggio, sì, si pagano il lead praticamente. Pagano il lead, certo. Pagano il lead. Un cliente che è registrato, che fissa l'appuntamento, nel momento in cui fissa l'appuntamento, quindi tutti i dati diventano in chiaro per l'agenzia che sta accettando quell'appuntamento, da quel punto pagherà per anticipare. Sì. Pagherà quello che sarà, saranno 5 euro ad appuntamento fissato. Sì, 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 sì. Quindi se non fissa l'appuntamento, visualizzano solo l'immobile ad altro, non paga niente. Quindi certo, abbiamo fatto qualche cosa innovativa. Il 50% di questa cifra la spendiamo in pubblicità, ovviamente per catturare clienti. Certo. Giusto per darti un dato tecnico, è un po' un portale app. Ok. No, chiarissimo, chiarissimo, sarà interessante. E da quando sarà operativa? Allora, noi, penso che per i primi giorni di maggio rilasceremo la versione beta. Okay. Stiamo facendo, siamo con Apple, Android per le ultime registrazioni per caricare l'app e poi partiremo, ripeto, ci andiamo a rivolgere a un segmento digitale. Certo, ma l'orientamento è quello, il cliente ormai ha confidenza con la tecnologia più di quello che pensiamo. Più di quello che pensiamo, più di quello che pensiamo. Dobbiamo capire che passano più clienti davanti al nostro schermo, allo schermo del computer dell'agenzia, che alla vetrina dell'agenzia. Dobbiamo renderci conto di questo oramai. Sì, sì. C'è un aspetto che volevo trattare con te che riguarda proprio il modello agenziale. È cambiato già nel post-crisi del 2008, ma credo che questa ultima emergenza abbia dato forse l'ultima spallata al concetto di agenzia piccola su strada, e quindi io credo che nei prossimi mesi saranno sempre in numero crescente quegli operatori singoli che magari decideranno in qualche modo di accorparsi ad una rete più grande, cercheranno più servizi, e qui casca a fagiolo l'offerta Frim. Quali sono i vantaggi per l'agente immobiliare che magari si sta interrogando se affiliarsi o meno a Frim? Ma i vantaggi, sono oggi abbastanza conosciuti. Il primo tra tutti è un contratto non vincolato.
perché fa parte della nostra filosofia. Un contratto libero, si aderisce a un franchising senza un contratto blindato, vincolato, con fideiussione, con altro, perché fa parte della nostra filosofia, perché noi vogliamo essere motivatissimi a mantenerci ogni mese il nostro cliente. Ecco perché siamo così, diciamo, motivati, aggressivi a cercare strumenti che interessano i nostri operatori. Le nostre quattro categorie di lavoro, dove tutta la struttura lavora, noi lavoriamo per l'acquisizione, lavoriamo per le vendite, lavoriamo per la formazione dell'agente immobiliare e lavoriamo per il brand, perché pensiamo che questi sono i quattro pilastri principali di la gestione di un'attività. Quindi sono questo, ed entrare in un franchising con l'MLS. Io suggerisco vivamente di, almeno da qui a fine anno, lavorate con l'MLS, è fondamentale, perché credetemi, con questa crisi o cambiamo modo di lavorare o molti colleghi, ahimè, cambieranno lavoro. E questo sì, è un grido che lancio, perché prossimamente riapriamo le agenzie e non ritroveremo il mondo che abbiamo lasciato. Ritroveremo un nuovo modello. Noi dobbiamo essere, io capisco che spesso l'agente immobiliare in un'agenzia, voglio dire, non riceve tutte le informazioni, è preso dall'attività. Ecco, questa è la differenza di lavorare in un'agenzia singola o entrare in un gruppo dove è sollecitato, è formato, c'è un franchisor che il suo lavoro è creargli dei servizi, il suo lavoro è di non farlo fallire, è questo l'attività, perché se fallisce si sta perdendo il cliente. Ottimo. Allora, nel caso ci fosse un agente immobiliare interessato a entrare in contatto con Frim, ricordiamo il sito frim.com, dove è possibile lasciare le proprie informazioni per essere poi ricontattati. Grazie. Esatto. Io, Roberto Barbato, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti prenoto già per la prossima sessione video, perché sono sicuro che, insomma, Frim e tu siete di fatto vulcanici nella creazione di iniziative e di servizi per l'agente immobiliare, quindi sarà sempre utile raccontarle. Quindi grazie per il tuo tempo. Grazie a te, Gerardo. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un servizio, un prodotto, un progetto dedicato ai servizi immobiliari e vuoi presentarlo attraverso questo format, puoi farlo scrivendo a losgabello@gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto.